Buonasera a tutti, benvenuti anche stasera alla diretta. Vediamo un po' chi si collega. E niente, sono come sempre in ritardo. Ultimamente proprio non riesco a arrivare in orario, però quantomeno spero di farvi una diretta che vi sarà utile e vi piaccia. Intanto saluto Laura, saluto Luca, saluto lo sguardo, Kate, Chiara, Angelica, Silvia, Stefania. Ciao. Stasera parliamo di fiamme gemelle, se possono essere dello stesso sesso, è il tema della serata. Ma mi sono dimenticato di mettermi una cosa, qui me la metto. Dovrò metterla da oggi, ma mi sono scordato. Qua. Una cosa che ho comprato e che devo dire mi piace parecchio, perché quando l'ho visto, essendo io etnologo, c'è il simbolo dell'occhio, mi è piaciuto un sacco, fatto a mano. Aspettiamo un attimo che vi collegate e tra pochissimo iniziamo. Intanto saluto Maurizio, Simona, Dea Fiamma, Angelstar, che è un nome lunghissimo. Saluto Joe Max, saluto Linda, Katia, l'altra Linda, addirittura sono due Linde stasera, wow, vale doppio. Aspettiamo un minuto ancora, poi iniziamo. Intanto per chi non mi conosce, o per chi vedrà questo video domani su YouTube, stasera non riesco, ecco, finalmente a mettere la lampada che mi illumini un po' il viso, ma neanche tanto, non so perché, ma forse è così, ecco, devo diventare un tecnico delle luci in futuro. Allora, io sono Jimmy Fascina, coach professionista, ipnologo, cartomante, preparatore mentale per sportivi, fiammologo, vogliamo chiamarvi così, fiammologo. Scherzo, tra l'altro c'è una coccinella che mi gira per casa da circa 10 minuti, wow, pare porti fortuna, per cui sono contento. Sono un operatore di Fiori di Bach, operatore di Matrix Energetics, operatore di Access Consciousness di Bartz, operatore delle campane tibetane di cristallo, un operatore olistico che utilizza varie tecniche di equilibrio energetico. E cos'altro faccio? Non me lo ricordo più. No, mi sembra di aver detto tutto. Massaggiatore, l'ho detto, numerologo e lettore dei registri akashici, ok? Cioè adesso sto veramente facendo difficoltà a ricordarmi ogni sera i lavori che faccio e dire che ce l'ho anche scritti per sicurezza, perché solitamente non me li ricordo. Vabbè. Potete trovarmi sul mio canale di YouTube Jimmy Fascina, sul mio gruppo pubblico L'ipnosi regressiva e il mistero delle fiamme gemelle, quindi iscrivetevi, sul mio canale Jimmy Fascina su YouTube, sulla mia pagina professionale Jimmy Fascina Ipnologo e sul mio sito, cioè l'ipnologo su Facebook, e sul mio sito jimmyfascina.it. Stasera c'è meno gente perché chiaramente la domanda interessa a poche persone. Credo, cioè il tema di stasera, ma ne ho dovuto parlare perché in realtà me l'hanno chiesto oggi, me l'hanno chiesto ieri, me lo chiedono, non è una delle domande più gettonate, ma siccome me lo chiedono farò una risposta in video stasera che poi in realtà dirà altre cose interessanti, per cui quelli che non si sono collegati perché hanno detto tanto a me non mi interessa perché la mia fiamma non è del mio stesso sesso, si perderanno una diretta bellissima, ma lo sapremo solo noi che ci siamo e la stiamo seguendo. Per cui stasera ne vedrete delle cose interessanti. Vi ricordo, per chi vuole supportare, intanto ringrazio le persone che mi hanno fatto la donazione, magari la prossima diretta farò i nomi di chi mi ha fatto la donazione per ringraziarli pubblicamente. Stasera non l'ho fatto perché non ci ho pensato, mi è venuto in mente adesso. Per chi vuole farmi una donazione per aiutarmi nel mio progetto di diciamo andare a studiare al college inglese Findlay, può farmi una donazione sul servizio Splitted,
che è un servizio, diciamo, che utilizzo appunto per le donazioni, per chi vuole insomma aiutarmi e ringraziarmi, un modo per ringraziarmi per le dirette che faccio tutte le sere, la chiarezza che porto alle fiamme gemelle, ok? Non so se farà comparire Facebook il link della diretta, sì, della diretta, buonanotte, della donazione, perché ultimamente è un po' non lo fa comparire, per cui se lo fa comparire pace, lo farà prima o poi, spero, se no lo troverete nella diretta. Comunque dicevo, con questa donazione è un modo per ringraziarmi e per aiutarmi insomma a realizzare questo sogno di studiare al college inglese Arthur Findlay in Inghilterra, che comunque ha un costo notevole di più di 2000 euro per una settimana di corso, perché non sono settimanali, più viaggio, dormire, mangiare, eccetera eccetera. Va bene, abbiamo fatto l'introduzione, abbiamo aspettato che insomma le persone arrivassero. Se vi va, mettete mi piace alla diretta, per favore, quelli che sono collegati mettano mi piace alla diretta, e condividete la diretta con chi, cioè condividete la diretta anche adesso in maniera tale che chi vuole la può seguire. Allora, la domanda di stasera è: una coppia di fiamme gemelle può essere dello stesso sesso? Così entriamo direttamente nel vivo. La risposta è assolutamente sì, ovviamente sì. Perché? Beh, perché i generi sessuali delle fiamme, diciamo, a cui bisogna iniziare a fare una prima distinzione, fa parte del reame fisico delle fiamme, quindi non ha niente a che vedere con l'anima, ovviamente, cioè se il fatto che un uomo nasca con un corpo maschile e una donna con un corpo femminile fanno parte del genere anatomico, sessuale, fisico, ok? Non ha niente a che vedere con l'anima, o almeno diciamo di no, poi in realtà il discorso potrebbe complicarsi, però diciamo che di base è un discorso che ha a che fare con reame fisico, non con reame animico. E non ha niente a che vedere con le polarità maschile e femminile dell'anima, e su questo poi stasera andiamo un po' più in profondità. Vi ricordo che le fiamme gemelle sono un'anima unica condivisa in due corpi, e il percorso delle fiamme gemelle è un percorso animico, non fisico, nonostante tanti cerchino di promuovere, vendervi, convincervi che il rapporto fra le fiamme debba essere soprattutto di tipo romantico, perché tanti lo dicono e secondo me non hanno capito nulla, come insomma spesso accade. Per chi non sapesse cosa sono le fiamme gemelle, per, diciamo, oggi si ritrova per la prima volta per caso a vedere questo video, ma non è mai un caso se vedi questo video, se mi ritrovi, perché se mi trovi non è un caso, lo rispieghiamo di nuovo cosa vuol dire. Le fiamme gemelle, se volessimo dare una modo per descriverla, possiamo immaginare il grande spirito, quindi la fonte, Dio, come volete chiamarlo, come un mare di fuoco luminoso. Da questo mare di fuoco, o potrebbe essere anche il sole, perché il creatore, Dio, è stato rappresentato anticamente anche come il sole, si individualizza, quindi prende coscienza di sé, una scintilla, che è una scintilla. Questa scintilla, che è l'anima, ha una parte blu, come tutte le fiamme scintille, quindi fuoco, ha una parte blu e una parte rossa. Se ci fate caso, le fiamme hanno sia la parte quando bruciano, e stanno bruciando qualcosa, hanno una parte blu e una parte rossa, che indicano le due polarità, perché le due polarità sono presenti ovunque. Perché? Perché siamo nel mondo della polarità, della dualità, di due cose che per comparazione o contrasto si differenziano, ok? Quindi queste sono le due polarità maschile e femminile, quindi c'è la parte blu e la parte rossa dell'anima, va intesa come se fosse una fiammella. Quindi per scendere sulla terra, quest'anima si incarna e si scinde, divide in due polarità, apparentemente, in realtà poi è sempre unita a livello animico, ma a livello fisico queste due polarità entrano in due corpi diversi, ok? Fino a qua spero sia chiaro. Va bene, Isabella, poi ne parleremo. Quando ci riferiamo al genere sessuale e con tutto quello che ha a che vedere con l'espressione del corpo, facciamo appunto riferimento al reame fisico, ok? Anche la mente, secondo me, di conseguenza la personalità, fa parte del corpo fisico, perché molti non saranno d'accordo con me riguardo a questo, che mi diranno: no, che dici, la mente è una cosa e il corpo un'altra. Secondo me no. Da ipnologo, quindi persona che utilizza professionalmente per lavoro da circa 22 anni, mi sembra, più o meno, 22, boh, forse qualcosa di più,
23 o forse 21, non mi ricordo mai, comunque ho iniziato a circa 16 anni o 17, adesso non ricordo, ho iniziato prestissimo, comunque torno a quella fascia d'orario lì, quella fascia d'età lì. Dai prologo ho sperimentato in pratica, non in teoria, ma in pratica, quindi vedendolo effettivamente, e posso dimostrarlo in qualsiasi momento, quindi quando uno mi dice non è vero che mente e corpo sono collegati, invece io lo posso dimostrare tramite l'ipnosi immediatamente, anzi, l'ho già dimostrato. Infatti, se andate a vedere su YouTube o nei miei video della mia pagina professionale, ci sono dei video dove io dimostro gli effetti dell'ipnosi, per cui con l'ipnosi utilizzo le parole. Quindi vado a toccare la componente mentale, non fisica, eppure vi dimostro che con le parole è possibile cambiare il corpo, quindi per esempio rendere una persona tramite l'analgesia ipnotica insensibile al dolore fisico attraverso la parola. Quindi la mente e il corpo sono profondamente interconnessi, infatti si parla di mente-corpo e cambiando la mente si può influenzare il corpo, appunto con l'ipnosi ad esempio, ma non solo con l'ipnosi, e viceversa cambiando il corpo si può cambiare la mente. Ad esempio, se vi ubriacate, quindi bevete un qualcosa di fisico, l'alcol, cambia il vostro carattere. Per esempio, iniziate a diventare più chiacchieroni, a fare cose che normalmente non fate. Quindi, un elemento fisico può cambiare la mente, come un elemento mentale può cambiare il corpo. Ok? La mente, intesa in questo caso come cervello, anche se non sono precisamente la stessa cosa, è un organo fisico, così come lo è il fegato. E come è magari un arto, come un braccio, una mano, ok? Quindi sono comunque elementi fisici. Le emozioni hanno comunque a che fare con la parte e il regno fisico, perché un'emozione può essere, diciamo, può, anzi, scusate, può cambiare il corpo. Ad esempio, pensate alla rabbia. Quando siete arrabbiati avete magari maggior forza fisica, che normalmente non avete. O all'eccitazione sessuale, che provoca degli effetti sul corpo. L'eccitazione sessuale è uno stato emotivo ma anche mentale che ha però degli effetti sul corpo visibili, specie se siete maschi. Ecco, ho fatto un gesto per cui si nota e si vede ed è evidente. Quindi mente e corpo sono collegati, le emozioni pure sono collegate, fanno parte del reame fisico. Tra l'altro le emozioni creano delle reazioni biochimiche nel corpo e nel cervello con l'emissione di ormoni, impulsi bioelettrici eccetera, che comunque sono degli eventi fisici, ok? Perché la scossa elettrica nel cervello, l'impulso elettrico è fisico, non è eterico, campato operare, cioè è fisico, si può misurare, ha un'energia, ha una frequenza, è insomma tutto concreto, cioè non stiamo parlando di chiacchiere, sono cose concrete, misurabili e studiate scientificamente, ok? Quindi quando ci riferiamo al genere sessuale, inteso come genere anatomico del corpo fisico di una persona, così come alla personalità e le emozioni che vengono attribuiti, diciamo, all'uomo piuttosto che a una donna, o un genere sessuale piuttosto che a un altro, quindi a genere maschile, a genere femminile, quindi non importa, riguardano comunque il reame fisico. Ora, attenzione, non sto dicendo che tutte le donne sono uguali tra di loro, così come tutti i maschi, ma sicuramente ci sono delle differenze emozionali, caratteriali tra uomo e donne, che sono ben distinte. Perché uomo e donna, fino a prova contraria, non sono uguali. Per cui possiamo attribuirgli delle emozioni, dei tratti del comportamento, come sì, anche come della personalità, che sono più facilmente riscontrabili in un genere sessuale piuttosto che in un altro. Ad esempio, certe variazioni umorali che possono avere le donne nel periodo premestuale, ok? Per cui è una cosa tipicamente femminile. L'uomo non ce l'ha le mestruazioni, magari avrà altro. Poi anche lì in realtà no, perché ci sono uomini che sono più mestruati delle donne. Addirittura avevo letto una ricerca che diceva che anche gli uomini hanno una sorta di sindrome premestruale. Però, linea di massima, diciamo che l'uomo fino a prova contraria non perde sangue ogni tot periodo da lì. Si spera. Per cui per adesso è così, poi. Per cui questo è un effetto, perché comunque cambia anche l'umore, il carattere di una persona, il suo comportamento, eccetera. L'anima invece, visto che dicevo che il percorso delle fiamme è un percorso dell'anima, non ha sesso. Perché? Perché contiene sia maschile che femminile dentro di sé. Carl Gustav Jung, che io amo tantissimo e che cito spesso, diceva che abbiamo animus e anima. Quindi lui in realtà distingueva le due cose, quindi è come se ci fosse un maschile dell'anima e un femminile dell'anima, per quello che ci ho capito io. Se c'è qualche psicoterapeuta o
o qualche esperto di Jung che vuole smentirmi e dire che sto dicendo una cavolata, benissimo, mi smentisca tranquillamente in chat e ve lo dica. Tanto invito quelli che sono collegati adesso a mettere mi piace alla diretta e se possono a condividerla, grazie. Dicevo, mi sono un attimo perso. Ah sì, ok, diceva Jung, Carl Gustav Jung parlava di Arius anima, quindi distingueva una sorta di versione maschile dell'anima e versione femminile dell'anima. Ma credo che a questo punto del discorso queste distinzioni siano solo etichette, sostanzialmente, perché lui le distingue, per me invece l'anima ha entrambi i sessi dentro, in realtà lo diceva anche Jung. Però vabbè, lui non la chiamava anima, ma distingueva tra animus e anima, però non è importante. Sebbene l'anima non abbia sesso, secondo me, e anche secondo altri, può essere vista comunque come la componente femminile della nostra parte, diciamo, spirituale, se la compariamo allo spirito, che invece è la componente maschile. Poi ci sono vari che ne hanno parlato, tra cui il professor Malanga, non solo, ma non solo lui, perché sono distinzioni molto più antiche che dicono che per esempio lo spirito è il fuoco, l'anima è l'acqua, e vabbè, o che l'anima è il secondo chakra. No, che l'anima è il secondo chakra, però l'anima è legata al secondo chakra e lo spirito al terzo, però sono distinzioni che ci rischiano di portarci fuori. L'importante è più o meno capire questi concetti, cioè l'anima potrebbe essere vista, quando è vista unicamente da sé, come contenente entrambi i sessi o entrambi i generi, se volete, ma quando è comparata o messa in relazione con lo spirito, l'anima è la parte femminile e lo spirito è la parte maschile, ok? Nel mondo delle fiamme gemelle, un elemento che porta molto confusione è questa maledettissima etichette, sono queste maledettissime etichette, che io personalmente, se ci fate caso, e ormai alcuni di voi hanno visto una marea di dirette, e altri ne vedranno magari, sono etichette che io non uso quasi mai, che sono divino maschile o divino mascolino, come la chiama la pseudoricercatrice tedescona, che io chiamo la tedescona, che tra l'altro per fortuna pare sparita dalla circolazione, per fortuna, e divino femminile o femminile divino o divino femminino con variazioni del termine, comunque abbiamo capito, cioè il concetto è quello. Queste due sono etichette che descrivono, o che dovrebbero descrivere, le due energie polarizzate dell'anima unica. Ossia, l'energia tua è quella della tua fiamma, ok? Ma spesso, quando vengono utilizzate dagli pseudo ricercatori, appunto come la tedescona, che appunto la chiamo così perché sostanzialmente parla con un marcato abbastanza accento tedesco, anche se parla italiano, quando loro parlano, diciamo, fanno molta confusione, ok? Creano, secondo me, una confusione enorme, un motivo per cui io non le uso. Perché dovrebbero essere appunto etichette che descrivono le due polarità, ma vengono espresse, spiegate dagli altri pseudoricercatori in una maniera che crea confusione delle persone, me ne sono reso conto. Quando ne parlano loro, secondo me l'unico divino che vedo nei loro discorsi è il fiaschetto di vino che si sono bevuti prima di fare le loro dirette, i loro video, scrivere i loro articoli, perché fanno delle iscrizioni imprecise, come se fossero ubriachi. Per cui mi sa che parlo di tutt'altro divino rispetto a quello di cui parleremo stasera. Solitamente nei miei video parlo di due polarità, quindi delle polarità maschile e femminile, in termini di energia che spinge e di energia che molla o scappa, se vogliamo, e quindi di due energie complementari opposte, che come nel Tao Te Ching, cioè come nel Taoismo, pardon, sono sostanzialmente equiparabili a Yin e Yang, ok? Esprimono qualità che si completano sotto forma, diciamo, di specchio inverso, ok? Perché una esprime la parte negata dall'altra, per cui nel polo di luce, Yang, prendete il simbolo del Tao, abbiamo negata l'ombra Yin, e nell'ombra Yin abbiamo negata, quindi messa dall'altra parte, opposta e complementare, la parte Yang, ma che comunque è contenuta in potenza nello Yin. Infatti, se vedete nel simbolo del Tao abbiamo sempre due puntini piccolini che stanno dentro invece il colore principale, quindi nel nero c'è un puntino di bianco e nel bianco c'è un puntino di nero, che quindi sono il colore opposto, quindi da una parte nega ma da una parte contiene in potenza l'altra polarità, che è quella che diventerà col tempo, quando le polarità si invertiranno, perché c'è questo gioco delle polarità che in qualche modo tiene in movimento
fa muovere l'energia. Come diceva un maestro taoista, per capire cos'è il Tao, muoviti. Bellissima, bellissimo concetto. In una parola ti esprime il Tao. Tao è movimento, non è staticità. Ok? Come dicevo, alcune persone che parlano di fiamme gemelle si riferiscono a queste energie come maschile e femminile divino. Sono termini che appunto a me non piacciono e non uso perché hanno l'effetto, che hanno l'unico effetto, secondo me, di portare confusione e basta. Infatti, quando vengono utilizzate, coloro che li ascoltano vengono poi indotti a pensare, purtroppo da diverse persone che ne parlano e sono tra l'altro imprecise anche fra di loro, quindi. Se voi sentite la descrizione del divino mascolino, del divino femminile, del femminile divino, del divino maschile da più di un ricercatore, vedrete che non concordano fra di loro, quindi faranno anche tra di loro una confusione, un'imprecisione enorme. In realtà, sostanzialmente, quello che vi fanno credere, per esempio, se siete donna, vi parlano di femminile divino, e se siete maschi, vi parlano di maschile divino, come a farvi credere che se siete donna dovete tirar fuori da dentro di voi il femminile divino e se siete uomo dovete tirar fuori il maschile divino. Come se fossero questa una versione Super Saiyan, citando Dragon Ball, e non ridete perché l'ho visto anch'io da ragazzino, gnè, 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 per cui il rischio appunto è quello di associare questo termine inevitabilmente al genere sessuale anatomico che voi dovreste vivere, diciamo, al meglio. Quindi diventando una versione sublimata, esaltata, nel senso non che vi esaltate, ma che esalta quelle caratteristiche particolarmente. No, 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 non è questo, il femminile e il mascolino divino non sono niente di tutto questo. Perché ovviamente fare così in realtà cosa fa? Ci scollega e ci porta fuori da anima, ok? In realtà il genere sessuale non c'entra assolutamente nulla. Nulla, qui non c'entra nulla, sono solo due parole, due etichette che descrivono, femminile divino e mascolino divino, due polarità opposte e complementari ben precise dell'anima, ripeto, dell'anima, che hanno caratteristiche precise, non hanno nulla a che vedere con il genere sessuale, descrivono delle qualità specifiche dell'energia animica. L'anima non ha un genere sessuale, anima semplicemente è. Ed è in tutto. Punto. Questo insomma è il motivo per cui potresti essere confuso dai termini divino maschile e divino femminile e per cui io non li uso. Ora vorrei dire alcune cose, sperando di non offendere e soprattutto di non essere frainteso da persone che vivono relazioni o sessualità di tipo, diremmo, diverso, ad esempio gli omosessuali, i bisessuali o i pansessuali o. Boh, non lo so, cioè, ormai ce ne sono tante, per cui perdonatemi, ma non sono aggiornato perché ho letto una volta un sito che ne parlava e c'erano ormai decine di diverse posizioni sessuali. Per cui, Lucia, aspetta, aspetta, aspetta un attimo, magari ti rispondo con la mia diretta. Dicevo, una cosa importante da capire, quando parliamo di polarità maschile e femminile, o divino femminile e divino maschile, insomma. E che sono descrizioni di aspetti di energia animica e nelle coppie eterosessuali di fiamme gemelle, la fiamma di genere sessuale anatomico maschile non è detto che sia la persona che ha principalmente energia di polarità maschile della coppia. Non è assolutamente detto, non è assolutamente scontato, ok? Potrebbe infatti essere invece quello che dei due nella coppia di fiamme ha più energia femminile. Perché magari è più sensibile, è più ricettivo, è più intuitivo, è più accogliente, o potrebbe essere più passivo, più misterioso, più elusivo. Chiaramente, Lucia, ricordati la domanda, ricordatela perché poi me la fai. Non te la faccio fare semplicemente perché magari ti rispondo con la diretta, per cui non serve che la fai perché ti potrei rispondere già arrivando alla fine della diretta. Se non ti ho risposto, mi dici: guarda, non mi hai risposto, te la faccio, io ti rispondo se posso, se riesco. Quindi dicevo, il maschile potrebbe avere queste caratteristiche che fanno parte dell'energia femminile yin, ok? Quindi potrebbe essere lui il divino femminile. Allo stesso modo vale all'opposto, ossia la donna della coppia di fiamme gemelle, quindi la fiamma invece del fiammo, potrebbe avere in sé maggiormente la polarità di divino maschile o divino mascolino. Ok?
Qui chiaramente ci sono alcune ulteriori considerazioni da fare. La prima è che ogni essere umano ha sia polarità maschile, sia femminile, e con il tempo, andando avanti nell'evoluzione umana, della razza umana, se sopravviveremo, si spera, andremo verso il superamento dei generi sessuali rigidamente divisi e determinati e chiaramente distinti. Insomma, diventeremo tutti un po' ermafroditi, ecco. Come diceva anche Jung, anzi Jung è stato forse, credo, il primo a dirlo quasi. Man mano che svilupperemo e integreremo entrambi i sessi e polarità che sono già presenti in noi, ma li faremo evolvere, li esploreremo, li comprenderemo meglio. Perché questo? Perché la legge dell'unità, che comunque è una legge universale, è uno dei principi che stanno dietro anche al percorso di magnetizza la tua fiamma gemella della tua vita che ho creato, tende a portare tutto all'uno per arrivare ad una completezza, una riunificazione, ok? Ora, ognuno di noi nella vita di tutti i giorni, come dicevo, ha entrambe le polarità, legge dentro di sé, ma tende solitamente ad esprimere un tipo di energia o polarità maggiormente rispetto, diciamo, all'altra, e soprattutto con le persone, nella vita, diciamo, delle persone. Ad esempio, che ne so, potrebbe esprimere di più l'introversione piuttosto che l'estroversione. Come vedete, siamo comunque parlando di cose che sono opposte e complementari, perché siamo nel mondo della dualità, in cui tutto si esprime per dualità, per polarità, per divisione fra due cose, per contrasto, ok? Nel modo di interagire. Ad esempio, il fiammo maschio può essere tranquillamente un uomo con energia molto maschile sul lavoro, in famiglia, con la moglie o con i figli, ed esprimere quindi quella polarità principalmente, quindi quella polarità maschile all'esterno. Ok? La cosa interessante dal mio punto di vista è che quando si interagisce con la propria fiamma gemella, quindi quando quest'uomo molto maschile interagisce con la sua fiamma gemella, però potrebbe, e non ho ancora capito da cosa dipenda a dirla tutta, sto facendo dei miei studi sul cervello, sul mancinismo, su, per esempio, se si usa di più la gamba destra, la gamba, cioè, sono degli studi, ho delle mie idee, però per adesso sono ancora degli studi e non ho niente da dire al riguardo. Però l'uomo, nella interazione con la sua fiamma gemella, e ripeto, solo con la sua fiamma gemella, può esprimere con lei la sua energia e la sua polarità, diciamo, femminile, maggiormente femminile, quindi essere maggiormente femminile con la sua fiamma gemella, anche se lui nella vita normalmente è maschile, molto maschile, veste maschile, si comporta maschile, interessi maschili, abitudini maschili, ha un linguaggio maschile, ha un modo di far sesso particolarmente maschile. Sì, lo so, sembra uno stereotipo, però non è poi così stereotipato perché le polarità in natura esistono e sono ovunque in tutto, per cui non mi sto inventando niente. Quindi non ditemi che dico delle cose stereotipate, maschili, eccetera, eccetera, o qualunquiste. Quindi dicevo, il maschio potrebbe esprimere un'energia femminile con la propria fiamma, strano, no? E allo stesso modo, più è strano, curioso. E chiaramente la sua fiamma femmina naturalmente esprimerà solitamente l'esatto opposto. Quindi se è estremamente femminile nella vita, potrebbe diventare mascolina di brutto con il suo fiammo, soprattutto durante il sesso, ma non solo durante il sesso. Però non parlerò del sesso delle fiamme perché tendo a evitare, come sapete. Il tutto dipende, secondo me, da vari fattori, per esempio da come siamo bilanciati internamente, se siamo bilanciati oppure no, dai traumi vissuti dell'infanzia, dove siamo rimasti bloccati e molto altro. Insomma, ci sarebbe tanto da dire, ma proprio tanto. Il percorso delle fiamme gemelle è un percorso dell'anima, come dicevo, e l'anima, come ho detto, trascende il genere sessuale fisico. Ecco perché non uso appunto i termini divino mascolino e divino femminile, perché non riguardano il genere sessuale. Può succedere un'altra cosa interessante, però intanto mi fermo un attimo per vedere se ci sono domande. Stranamente no, miracolo, mi siete quietati. Va bene, miracolo, grazie Dio. Dicevo, può succedere un'altra cosa interessante nel mondo delle fiamme, ossia che due fiamme gemelle, appunto dello stesso sesso, come dice la domanda iniziale di questa diretta, abbiano però le polarità opposte e complementari. Quindi cosa vuol dire? Abbiamo, che ne so, o due uomini o due donne, cioè due persone che hanno anatomicamente un corpo femminile o due persone che hanno anatomicamente un corpo maschile, che però hanno polarità opposte e complementari fra di loro, per cui
una la polarità maschile e l'altra la polarità femminile, ok? Detto in altri termini, le due polarità maschile e femminile che compongono un'anima unica originaria si incarnano in due individui dello stesso sesso, ma che hanno appunto polarità opposte e complementari. Ora, la cosa interessante, di nuovo da questo punto di vista, è che questi due individui dello stesso sesso, prima del riconoscimento animico, e poi definirò cos'è il riconoscimento animico, potrebbero non aver mai nemmeno per una singola volta in vita loro provato attrazione o interesse per individui dello stesso genere sessuale. Anzi, magari erano entrambi felicemente abituati a relazioni di tipo omosessuale in questo caso. No, pardon, mi sto confondendo, aspettate. Allora, due persone dello stesso sesso, ok, potrebbero essere diciamo abituate, sì, esatto, a relazioni di tipo eterosessuale. Quindi, esempio, se mettiamo due donne, due fiamme donne che sono fiamme fra di loro, ok, perché se no ci confondiamo e mi confondo anch'io. Due donne potrebbero aver avuto fino a quel momento solo relazioni tipo eterosessuale con uomini, ok? Ed essere state contente e vissuto relazioni tipo eterosessuale con uomini. Boh, non importa se sono sposate o non sposate, fidanzate o avevano solo avuto relazioni sessuali o solo fidanzate o solo amanti. Comunque, tutte relazioni eterosessuali. Quello che può succedere è che nel momento in cui incontrano la loro fiamma ed è dello stesso sesso, ma con polarità opposta, potrebbero di colpo essere attratte, insomma, in questo caso solo con la loro fiamma, da quella persona del sesso, dello loro stesso sesso. Quindi diventa di colpo attratta da una donna, perché quella donna ha la sua fiamma, anche se prima non ha mai avuto relazioni con donne. Curioso, no? Diciamo che questo accade nel momento del fatidico riconoscimento animico, che, come ho spiegato in altre dirette, è quando l'anima riconosce e vede se stessa per la prima volta completamente attraverso gli occhi dell'altra fiamma. Quindi il riconoscimento può cambiare tutto e cambiare tutte le regole. E due fiamme dello stesso sesso potrebbero di colpo trovarsi a provare un'attrazione assurdamente forte, devastantemente inspiegabile, irrazionale e incontrollabile per un individuo dello stesso sesso, con tutto quello che ne consegue. Che ovviamente la prima di tutte non capisce assolutamente nulla e dire: ma che cacchio mi sta succedendo? Ma quando mai mi attrae una donna? O quando mai mi attrae un uomo se sono uomo? Cioè, rimarrebbero totalmente scombussolati, ci cioè andrebbero in crisi, magari si metterebbero anche a piangere, non capirebbero perché sta succedendo questa cosa dentro di loro. È come se dentro di loro si muovesse un mostro, anche se non è un mostro, però per capirci, c'è qualcosa di assolutamente forte dentro di loro che li porta ad essere attratti. Non riescono a capire perché, come mai, dato che non hanno mai provato prima questa esperienza, per qualcuno dello stesso sesso, mentre magari prima avevano relazioni eterosessuali. Alessandro mi chiede se c'entrano qualcosa le vite passate. Sì, secondo me c'entrano qualcosa anche le vite passate. Per esempio, se abbiamo avuto. Scusate, mi ha detto che era la connessione era debole. Spero che si sia sentito quello che ho detto poco prima sulle vite precedenti. Da ipnologo vi posso dire che parlando con l'anima, in ipnosi, ho visto che l'anima appunto può avere incarnazioni di vario tipo, per varie ragioni, perché dà delle lezioni da imparare. Alessandra dice, inteso come ruoli che abbiamo maggiormente interpretato, sì, Alessandra, come ti dicevo, può avere, anche quello può essere collegato, ma non sono riuscito a trovare ancora uno schema preciso, perché l'anima ha una logica tutta sua che io sto iniziando a capire, ma non l'ho ancora capita fino in fondo, perché se no appunto non sarei un corpo, ma sarei solo anima. Lucia mi fa la domanda, poi riprendo la spiegazione. Ma accade necessariamente se ad esempio due donne etero sono fiamme di provare attrazione sessuale? Lucia, non è detto che provano attrazione sessuale. Solitamente sentono nel riconoscimento animico si ha un'attrazione che è ovviamente è oltre il sessuale, è qualcosa di molto più forte, profondo, intenso. Per certi versi verrebbe da dire terribile, perché è qualcosa di veramente scoperchiante, devastante, ingestibile.
A volte poi può iniziare anche con un'attrazione sessuale e poi evolvere, nel senso che non che evolve, ma che poi viene superata dall'attrazione animica. A volte c'è un'attrazione animica e l'attrazione sessuale arriva un po' dopo, a volte è immediata. Non ci sono regole delle fiamme, ci sono varie esperienze, ogni coppia è a sé, però è interessante comunque vedere e osservare quello che succede. Ok? L'esempio che vi ho fatto vale anche all'opposto. Per esempio, può valere anche tra due fiamme che hanno invece genere anatomico opposto, quindi un uomo e una donna, che però sono entrambi gay. Cosa vuol dire? Che avevano fino ad allora attrazione e relazioni con persone del loro stesso sesso. Per esempio, mettiamo una coppia di fiamme che sono fiamme fra di loro, con polarità opposte complementari, in cui una ha un corpo maschile e una ha un corpo femminile, ma sono entrambi gay, quindi la fiamma col corpo anatomicamente maschile andava solo con altri uomini, la fiamma col corpo femminile che è lesbica, perdonatemi su queste etichette, ma non me ne vengono in mente altre, andava solo con donne. Si incontrano, c'è riconoscimento animico. Nel momento in cui c'è riconoscimento animico, boom, iniziano a provare incredibilmente un'attrazione mostruosa fra di loro, che non hanno magari provato per qualcuno che ha, diciamo, un genere sessuale opposto e complementare a loro, ok? Chiaramente, se ora una persona del genere sessuale della fiamma provasse a corteggiarli, ad esempio, se una donna provasse a corteggiare un uomo gay, questo non gli presterebbe normalmente nemmeno attenzione. Cioè, se un'altra donna che non è la fiamma prova a corteggiare un uomo gay, questo non se la fila proprio, non sente niente, non gli interessa, cioè proprio zero. Ma se la sua fiamma gemella a corteggiare ed è una donna, allora potrebbe non avere scelta, anzi potrebbe, non avrebbe scelta. Ma non perché deve intellettualmente, perché è una fiamma, ma semplicemente perché inizierebbe a sentire un trasporto, un movimento di emozioni fortissime, inspiegabili, che non gli darebbero altra scelta se non quella di sentirsi magneticamente attratta. Ok? Questo vuol dire che se sentiamo attrazione, questo vuol dire che sentiamo attrazione per la fiamma gemella a dispetto di qualsiasi tipo di corpo, involucro fisico, che potrebbe avere, diciamo, che contiene la sua polarità, che chiaramente è la polarità opposta e complementare alla nostra. Ok? Sono insomma le polarità, le due polarità che comandano al di sopra di tutto, inclusa la componente mentale. E non è così semplice mettere a tacere. Cioè, se tu mentalmente dici, ok, ma io sono sempre stato omosessuale, non mi può interessare una donna, perché la tua mente chiaramente protesta, ma la polarità, ma soprattutto all'anima, non gliene frega nulla. Cioè, nonostante le vostre convinzioni di genere, abitudini sessuali, eccetera, quando c'è il riconoscimento animico, quindi le due polarità si riconoscono e inizia questa energia a crescere, 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 sostanzialmente la mente va a farsi benedire. Ciao, arrivederci. Intanto vedo la domanda che mi ha fatto Lucia, sperando che me la apre. Mannaggia, perché per aprire dirette sul tablet è sempre un delirio. Allora, Lucia dice: la mia migliore amica, 20 anni di amicizia, il nostro rapporto a distanza ormai è al limite dell'incredibile. Quando ci siamo incontrate abbiamo vissuto fenomeni paranormali che ancora a distanza ci accadono contemporaneamente. Roba che quando stavamo insieme e parlavamo si spostavano gli oggetti intorno a noi. E vabbè, hai gli stessi sogni se non sto male, anche se non ci siamo, se non ci sentiamo da mesi. Lei mi chiama sabato dicendomi che mi sente, spiegandomi esattamente che mi sta accadendo. Sì, ok, ma c'è attrazione fra di voi? Cioè, desiderate avere una relazione romantica o sessuale? Lucia, da quello che mi descrivi non mi pare. Per cui no, non mi sembra che questo sia il caso di un'attrazione di quella di cui parlavo prima, ok? Chiaramente gli ostacoli fisici, anche di altro tipo, quindi non solo quelli di genere sessuali, che normalmente farebbero andare in frantumi la normale relazione sentimentale, con le fiamme non bastano per interrompere l'attrazione tra le fiamme gemelle. Anzi, 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 sono molto comuni tra le fiamme gemelle ostacoli tipo fisico, inclusa, allora, ostacoli culturali come tria differente, per esempio bianchi e neri, ma bianchi e neri è
è quasi la più stupida, cioè anche etnie proprio lontanissime fra di loro, diversissime fra di loro, anche quasi nemiche fra di loro, per dirne una. Differenze religiose, quindi differenze di religioni marcatamente marcate, insomma, anche tra religioni opposte, che si odiano, che si fanno la guerra, insomma. Differenza delle famiglie o di status economico, per esempio lui o lei, lui ricchissima, lei poverissima, lui poverissimo, lei ricchissima, viceversa. Differenza di famiglia, di status familiare, eccetera, eccetera, che non sarebbero accettabili. Un altro, differenze di età, per esempio differenze marcate di età, anche tanto grandi, 20 anni di differenza, 30 anni di differenza, lui più giovane, lei più vecchia, lui più vecchia, lui più giovane, mi sa che ho detto la stessa cosa, lei più giovane, lui più vecchio, insomma, ok. Che ne so, distanze geografiche, per esempio ci sono fiamme che si incontrano online tramite le chat, magari Facebook, o altro, insomma, Instagram, quello che è, boh, non lo so, e che magari grazie a, cioè, che si incontrano online perché vivono agli angoli opposti del mondo, e hanno quindi una distanza fisica enorme, differenze linguistiche, conosciuto fiamme con differenze linguistiche, magari non parlano neanche la stessa lingua, che non si sa neanche come riescono a comunicare, eppure in qualche modo si ritrovano insieme e si innamorano di brutto, cioè proprio con una cosa che è indescrivibile, ok? Insomma, situazioni particolari, cioè anima non conosce distanza, all'anima della distanza non gliene frega nulla. Nessuno normalmente inizierebbe, vorrebbe stare in una relazione che inizia in questo modo, dove magari il tuo amore sta all'altro capo del pianeta, cioè una cosa che non avrebbe senso, cioè. Tanto leggo dei commenti. Alessandra dice: allora, le preferenze sessuali a questo punto non sono biologiche ma animiche. Alessandra, non possono essere animiche, ma non necessariamente sempre così, possono essere anche biologiche. Il punto è, che lo ripeto, è che l'anima se ne frega delle differenze, se ne frega degli ostacoli fisici, trascende queste cose perché le polarità ci permettono questo, quando c'è il riconoscimento animico e la crescita dell'energia che si crea fra le polarità, perché l'energia nasce dalla differenza di potenziale, due polarità diverse hanno la differenza di potenziale massima, perché sono opposte e complementari. Ah, e questa è la tua domanda. Ma qual è la domanda, Lucia? Perché non hai fatto la domanda, hai raccontato un'esperienza. Fai la domanda chiara, se no come faccio a capire come risponderti? Beh, non è detto che sia solo una questione di empatia, Laura, potrebbe anche far parte della famiglia animica di Lucia, perché esiste anche la famiglia animica, in ipnosi si vede, noi abbiamo una famiglia animica che ci accompagna, diciamo, incarnazione dopo incarnazione, per cui penso sia più questo il caso, Lucia, però non fai la domanda chiara, perché in realtà non hai fatto nessuna domanda. Lei è proprio fuori da tutti questi temi, e vabbè, ok, Lucia, comunque fai la domanda per favore. Dicevo, altra barriera fisica che non ho citato, ma che è comunissima, è quando una delle due fiamme o tutte e due le fiamme sono sposate o fidanzate con altre persone, o hanno comunque un'altra famiglia, oppure hanno un familiare malato da seguire, per cui non riesco ad essere presenti, e sono questi anche degli ostacoli, perché magari la tua famiglia ti blocca, ti incastra, eccetera. Per cui ci possono essere anche differenze familiari. Se qualcuno si ricorda Giulietta e Romeo, che è una storia tra fiamme gemelle, secondo me, e non fra anime gemelle, può farsi un'idea. No, loro avevano un po' di problema con le famiglie, vi ricordate? L'esperienza del relazionarsi delle fiamme gemelle quindi trascende queste barriere, perché? Perché l'energia delle polarità glielo fa fare, perché cresce al momento del riconoscimento. Quell'energia di tira e molla di cui parlo prima, che al momento del riconoscimento cresce sempre di più e vi porta a comportarvi come magneti, proprio magneti che si uniscono. Ma quando cresce, 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 e arriva a un certo punto, le polarità si invertono, perché tutto arrivato al massimo picco della sua espressione diventa il suo opposto. Cioè la vita arrivata al picco va verso la morte, il giorno arrivato al picco va verso la notte, tutto, diciamo, va per cicli di polarità. Per
Quindi a un certo punto, quando le polarità si invertono, le fiamme si respingono, come due magneti, si respingono quando sono della stessa, diciamo, polarità. Ok? Mi sembra sì. E se a questo momento tu che stai vedendo il video non sei in una relazione anche fisica con la tua fiamma gemella, nel senso che non sei riunito fisicamente con la tua fiamma, e sei bloccato o bloccata se sei donna o non so, o hai tutte e due le polarità, sei bloccata e non so di che sesso sei, magari entrambi, vabbè, comunque sei bloccata comunque quel ciclo frustrante di tira e molla, di fughe, rincorse, eccetera, eccetera, e di dubbi, incertezze, depressione, tutta quella cosa che ti crea questo tipo di esperienza di rapporto in cui non capisci perché lui o lei si allontana, poi succedono cose strane, ci sono queste vampe di energie, di calore, e insomma non capisci perché lui di colpo cambia atteggiamento, insomma tutte queste cose che capitano alle fiamme, quello che devi fare è bilanciare questa energia che crea un muro tra di voi perché è in eccesso, e quello che devi fare, visto che si parla di polarità, è depolarizzare appunto le polarità, fino a farvi tornare insieme. Ed ecco che a questo serve il percorso Rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita, che è il percorso che ho creato appositamente dopo 4 anni di lavoro, di sbattimento per cercare di risolvere problemi attraverso l'ipnosi, ma tanti altri strumenti e consulenze e la mia esperienza e l'esperienza di tantissime persone che mi contattano ogni giorno su YouTube. Addirittura oggi mi ha contattato una persona su LinkedIn che neanche uso più, però c'ho ancora l'account, per cui qualcuno mi ha scritto un messaggio privato per ringraziarmi e parlarmi della sua situazione di fiamma, pure là, cioè ormai mi scrivono ovunque, sulla mia pagina, sul mio blog, sulla mia mail, sul mio profilo, su YouTube, non so, cioè, ormai proprio mi contattano ovunque per spiegarmi, ringraziarmi, eccetera, eccetera, per parlarmi della loro storia. Per cui con l'esperienza di tutte queste persone, tutti i dati che ho raccolto, tutte le idee che ho avuto, le intuizioni che ho avuto, e anche l'aiuto, grazie, del mondo spirituale che mi ha dato diversi input, e anche ieri mi hanno dato un'altra informazione interessante, poi piano piano ne parlo, insomma ho creato questo percorso per aiutare le fiamme gemelle che hanno appunto, sono bloccate in questo eterno ciclo di cui non riescono a uscire, magari anche da anni, c'è gente che è 20 anni che è in questo tira e molla ed è sostanzialmente una condizione abbastanza incasinata e anche un po' miserevole, perché insomma si soffre parecchio, lo so perché mi scrive tanta gente che soffre, ma proprio tanta, e mi racconta delle storie veramente allucinanti, per cui insomma il percorso vi aiuta in questo. Se volete informazioni sul percorso scrivetemi un'email a jimmyfascina@gmail.com, che è Jimmy, J di Juventus, I di Imola, M di Milano, I di Imola, fascina, come fascina di legno, @gmail.com, per chiedermi informazioni sul percorso Rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita. Insomma, per rispondere alla domanda iniziale, le fiamme gemelle possono essere dello stesso sesso? Assolutamente sì, purché, cioè, la cosa che è caratterizzante è le polarità invertite, ma questa cosa l'ho già detta, le polarità opposte e complementari, quindi invertite fra di loro, fra le fiamme. Insomma, come vedete, le fiamme gemelle vengono a cambiare tutte le regole delle relazioni date per scontate fino ad ora e portare movimento e un'espansione anche mentale delle vostre barriere, ma anche mentali e limiti, per farci evolvere come specie umana e di conseguenza, se evolviamo noi, evolve anche il mondo. Ok? Aspetta un attimo che leggo i commenti. Mia madre dice non dirlo a me, non so cosa. Lucia dice in realtà la medium sono io, è proprio fuori da tutti quei temi, ok? Che ciondola è quello che indosso? Io un ciondolo artigianale che rappresenta un occhio, perché essendo il prologo mi piaceva, è fatto a mano ed è, devo dire, molto bello. Poi se ti interessa, Laura, magari mi contatti in privato, non sono cose che vendo io l'ho comprato, però ti posso dire dove l'ho presa. Ok? Lucia dice, chiedevo solo se l'attrazione sessuale è un indicatore, o anche se siete eterosessuali senza provare attrazione fisica si può essere fiamme. Lucia, probabilmente la ragazza che tu dici fa parte della tua famiglia di anime, non penso sia la tua fiamma gemella. L'attrazione sessuale non è, diciamo, un indicatore certo di essere fiamme gemelle, perché puoi provarla per tante persone, puoi provare anche una forte chimica per qualcuno, e molti scambiano la chimica o l'attrazione forte sessuale per
un indicatore di aver trovato la propria fiamma gemella. Non è detto che sia così. Vi ricordo che la fiamma gemella è un rapporto, un relazionale tipo principalmente animico, non fisico. Poi che possa avere una ricaduta fisica ci sta, ma è soprattutto animico. Ok, scusate se ripeto sempre le stesse cose, ma vedo che vengono fatte sempre le stesse domande, o meglio, vengono fatte domande ignorando la componente fondamentale, che è il fatto che il rapporto tra fiamme è animico, non fisico. Poi può avere degli effetti sul corpo fisico, può esserci attrazione sessuale, assolutamente. Le fiamme possono avere attrazione sessuale tra di loro ed è un'energia fortissima, il sesso fra le fiamme è un'esperienza particolarissima. Ma non ne parlo al momento perché non è il momento, appunto, saremo fuori tema, ok? Per cui il concetto è questo. Poi vediamo, Maria dice io ho 1200 km di distanza dalla tua fiamma, era Madonna, io sposata, innamoratissima, ero quando ho conosciuto il fiammo del mio marito, lui felicemente sposato, cioè lui presumo lui il fiammo. Luca dice: ciao Jimmy, è possibile vivere una relazione fisica con la propria fiamma e fare con essa quasi tutte le cose che solitamente le coppie fanno, avere figli, viaggiare, senza che il rapporto sia, aspetta, non riesco a leggere, sia improntato sul romanticismo, forse la dinamica particolare che si realizza fra fiamme potrebbe avere anche la funzione di generalizzare uno schema relazionale con le dovute distanze. Luca, non sono sicuro di aver capito la tua domanda, però sì, puoi fare figli con la tua fiamma senza sposarti, puoi viaggiare con la tua fiamma o avere un tipo di relazione strettissima, anzi dirò di più, se la tua fiamma non è tua moglie o la tua fidanzata canonica, magari ce l'hai perché tu hai fidanzato moglie, con la tua fiamma potresti avere un rapporto ancora più stretto. Spesso immediatamente più stretto, profondo, soddisfacente di quello che hai con tua moglie, con tuo figlio, no, con tuo figlio, con la tua fidanzata o tuo fidanzato o tuo marito, eccetera. Ok? Alla fine quello che conta, come dico sempre io, è essere felici, sentirsi a casa, sentirsi completi, eccetera, eccetera. Quello conta. Le etichette, cioè stare con qualcuno perché è la nostra fiamma, stare con qualcuno perché è nostra moglie, la nostra fidanzata, conta zero. Conta se sei felice. Che c'è gente che è sposata ed è depressa dalla mattina alla sera e odia la persona con cui è sposata. C'è gente che non ha titoli, qualifiche, eppure sta con qualcuno e si sente completo benissimo. Cioè, l'importante è che sei felice, quello conta. Alla fine la vita deve portarti verso la felicità, verso la completezza. Se no, ti mancherà sempre qualcosa, lo cercherai quasi sempre fuori da te. Ma è anche vero che la felicità non dipende da una persona esterna, dalla tua fiamma o dalla tua fiamma o da con chi stai, dipende da te, cioè la felicità la devi trovare dentro di te prima di tutto ad essere completo o completa. Vale anche per me, perché insomma io non sono risolto, lo dico tranquillamente, sto facendo il mio percorso, per cui è importante che ognuno faccia il suo percorso e cresca, evolva. Ok, spero di averti chiarito, Lucia. Quindi dicevo, come vedete, insomma, le fiamme gemelle sono un'energia dirompente, porteranno un modello nuovo di amore del mondo. L'amore non conosce barriere. L'amore, in conclusione, unisce. Con questo ho detto, direi, tutto quello che volevo dire rispetto al tema di stasera. Vi rinnovo l'invito, una richiesta, ma tanto vedo che non è molto gentile Facebook con me, a farmi un'adorazione sul mio Splitted. Ah, finalmente me l'ha mandato il link appunto di Splitted per farmi un'adorazione, per ringraziarmi della diretta, delle dirette che faccio, delle informazioni che do, degli strumenti pratici che condivido nelle dirette. Prossimamente stavo pensando di dare una diretta con uno strumento, vediamo. Che è il modo insomma di ringraziarmi per quello che faccio e di aiutarmi a realizzare il mio sogno di andare a studiare in Inghilterra all'Arthur Findlay College, che costa caro, 2000 euro e più, tra viaggio, dormire, mangiare, eccetera, il corso. Poi nel link c'è anche spiegato insomma dove vado, cosa faccio, cioè le foto, eccetera, qui potete farvi un'idea se volete. È un modo per ringraziarmi, l'offerta può essere volontaria, di qualsiasi cifra volete, fate voi, non è importante, io vi ringrazio qualsiasi cifra sia, piccola o grande che sia, anzi se tutti quelli che mi seguono fanno un minimo di donazione, direi che questo obiettivo lo raggiungo in pochissimo tempo, perché so che insomma mi iniziano a seguire un po' di persone, sarebbe un modo per ringraziarmi.
che sia il costo di un caffè o di un giornale, quello che volete, o una colazione o qualsiasi altra cosa, io vi ringrazio comunque perché mi aiutate a realizzare questo sogno in modo, insomma, per avere uno scambio, perché io do qualcosa a voi e voi, se vi va, non è obbligatorio, potete dare, insomma, qualcosa a me per ringraziarmi. Per chi vuole informazioni del mio percorso, rimagnetizza la tua fiamma gemella della tua vita e vuole avere gli strumenti per uscire dalla frustrazione, dal tira e molla di cui parlavo prima, dovuto a questa energia e a queste polarità, puoi scrivermi a jimmyfascina@gmail.com, @gmail.com, che adesso vi metto, diciamo, il link della diretta. Stavo sbagliando a mettere il link, perfetto. Ecco qua. Sperando che me lo fa comparire, eccolo qua. Vi invito di nuovo a seguirmi sul mio sito jimmyfascina.it, dove ci sono articoli, video, eccetera, eccetera, testimonianze. Vi invito a iscrivervi al mio canale di YouTube Jimmy Fascina. Vi invito a iscrivervi al mio gruppo pubblico, ma chiuso, quindi solo chi fa parte del gruppo può vedere i contenuti. L'ipnosi regressiva e il mistero delle fiamme gemelle qui su Facebook. Iscrivetevi, cioè. Se cliccate mi piace sulla mia pagina Jimmy Fascina Ipnologo, che è la mia pagina professionale qui su Facebook, che tratta di ipnosi, fiamme gemelle e anche altre cose, però principalmente quello. Boh, mi sembra di aver detto tutto, Facebook eccetera. Seguitemi sul mio profilo personale Jimmy Fascina, anche se ho le amicizie praticamente drammaticamente piene per questo maledetto limite di Facebook di non poter avere più di 5.000 amici. E ho tante richieste amicizie purtroppo per via del lavoro soprattutto. E niente, vi invito a continuate a farmi domande sulle fiamme gemelle, così posso creare video diciamo contenuti sempre riguardanti insomma le fiamme gemelle, ma anche altro, perché parlerò anche di altro in futuro, anche perché prima o poi esaurirò tutto quello che potrei dire sulle fiamme gemelle, credo, o forse non lo so. E quindi parleremo anche di altre cose, registri akashici, numerologia, eccetera, in futuro. E Luis dice: ciao Jimmy, se ci troviamo in una relazione karmica, anche la nostra fiamma si trova nella medesima situazione? Può essere come non può non essere, non è detto. Non è detto. Non necessariamente anche la tua fiamma è una relazione karmica, può esserlo. Quello che tu devi fare, Luis, è cercare, se sei tu in una relazione karmica, di risolverti il karma, appunto, della relazione karmica, in maniera tale che, esaurito il karma, quindi completato e imparato quelle lezioni che la tua anima doveva imparare, potete, appunto, sciogliere il karma, sciogliere la relazione, ognuno va per il suo cammino, quindi tu, diciamo, vai per il tuo cammino, ti prendi il tuo cammino, e l'altra persona si prende il suo cammino. Sostanzialmente poi a quel punto riuscirai pregevolmente a viverti il rapporto con la tua fiamma gemella, se l'hai trovata. Ok, io saluto, vabbè, Rosalba, Valentina e Deborah, che poi sono arrivata alla fine, per cui ragazze dovrete vedere, diciamo, la registrazione. Io ringrazio tutti per le domande e direi che ci salutiamo perché sono quasi le 11. Continuate a seguirmi. Vi mando un grande abbraccio, grazie, grazie, grazie che mi seguite per i commenti su YouTube e sulla mia pagina, sul mio profilo, grazie insomma che mi seguite nelle dirette, non è scontato per nulla, io vi ringrazio, vi mando un caro abbraccio, sono Jimmy Fascina, esperto di fiamme gemelle, un giorno anzi lo diventerò, spero. Coach professionista, ipnologo, cartomante, preparatore mentale per sportivi, numerologo, lettore dei registri akashici, operatore delle campane tibetane di cristallo, operatore di Matrix Energetics, operatore Access Consciousness dei Parts, massaggiatore, operatore olistico che utilizza varie tecniche di riequilibrio energetico, parapsicologo, cosa che non ho detto prima, sensitivo, e basta, spero, anche se avrò altre qualifiche in futuro. Anche assaggiatore di olio, come qualcuno mi ricorda ogni tanto, ma sono assaggiatore, non sono un esperto di oli. Però magari un giorno diventerò esperto di oli essenziali perché dal mondo spirituale mi hanno suggerito di studiarmeli, per cui prima o poi esplorerò e espugnerò anche quelli. Io vi ringrazio tanto e vi auguro una buonissima notte. Ciao da Jimmy Fascina e alla prossima diretta. Ciao a tutti.